nella prima giornata in cui non sono arrivati i tre punti, al cospetto di una squadra che, nonostante la classifica, visto che la Biellese attualmente occupa il 15° posto, era riuscita a battere l'Ivrea al pittone e era riuscita anche a pareggiare contro l'Aigreville, se non sbaglio. Quindi poi il Lugano ha fatto a meno di Porro, Testamante e Guidetti, che insomma, per una squadra del Lugano è tanta roba. Credo che a meno di clamorosi episodi il Lugano possa continuare la sua marcia, non dico inarrestabile, però insomma comunque la distanza di sicurezza c'è, insomma il Lugano, nonostante il campionato sorprendente che sta facendo, non so quanto riuscirà ad andare avanti con questo passo, ecco. Invece in zona playoff al momento, oltre appunto ai già citati Volpiano e Vrieri, come abbiamo appena parlato, ci sono Città di Baveno e Aigreville. L'Aigreville ha vinto a Grugliasco 3-1, e in trasferta ha vinto anche il Città di Baveno, però col Charvenceau che sinceramente non fa molto testa, una squadra che è stata messa insieme come hanno potuto dopo che molti giocatori se ne sono andati a giocare nell'UN in promozione, e quindi ha vinto 5-1 in trasferta. Sono le altre due, sono in classifica in mezzo, diciamo, tra Volpiano e Ivrea. Sì, confermo quello che hai detto sullo Charmesso, che al momento è la Cenerentola del campionato. Ho avuto modo di intervistare Mister Formanelli dopo la partita con l'Ivrea, che tra l'altro hanno pareggiato con merito, mi diceva appunto delle difficoltà di inizio anno, quindi ecco il 5-1 del Città di Baveno non fa molto testo. Quello che ti segnalo, ecco, è ancora Ado, che è andato a segnare con una doppietta, e un gol ha segnato Sogno, un'altra doppietta l'ha segnata Motetta. Il Città di Baveno, dopo l'incerto inizio di campionato, ha comunque ingranato la quinta, e adesso insomma non ha più perso, e tranne la partita casalinga col Gordano, per il resto solo vittorie e un paio di pareggi. L'Aigreville è un'altra squadra, una delle squadre più in salute del campionato, insieme al 9 e anche al Varallo Pombia. L'Aigreville anche ha partito una partenza incerta e poi ha inanellato solo vittorie, a parte la sconfitta a Volpiano. Dopo l'Aigreville si è inserito adesso l'Ivrea, che ha comunque mostrato una certa continuità di risultati, è incattato in tre sconfitte, una a Cigliano con l'Orizzonti, la seconda giornata di campionato. Una l'ha fatta in casa con la Biellese, poi aveva preso una manita a Gordano, ma è in buona compagnia, ecco. Certo, abbastanza in difficoltà le altre squadre della provincia di Verbania, del Verbania Cusossola. Quanto sta andando bene il Baveno, quanto invece l'Omigna, il Verbania sono messe abbastanza male. Il Verbania poi ha anche 3 punti di penalizzazione da portarsi dietro, e quando sei già comunque terzultimo in classifica, anche senza penalità, 3 punti di penalizzazione li paghi in modo particolarmente pesante. Sì, il Verbania ha avuto modo di vederlo a Ivrea, dove aveva perso per 2-0. Avevo intervistato l'allenatore, che poi è stato avvicendato, perdonami, non mi ricordo il nome dell'allenatore del Verbania. Mi aveva impressionato perché è una squadra praticamente juniores, tolti un paio di elementi, gioca con una squadra juniores, quindi diciamo che se avessero i 3 punti che gli sono stati tolti all'inizio campionato, sarebbe lì insomma in zona playout, sarebbe terz'ultimo invece che penultimo, insomma. Domenia anche sta facendo un campionato abbastanza discontinuo. Ieri è stato battuto Borgaro da una squadra che era in netta difficoltà, che aveva perso, che avevo visto perdere la domenica precedente Ivrea, aveva dato dei buoni segnali, però insomma è una squadra a cui manca qualcuno davanti, e ho letto anche che Domenia ha lamentato un arbitraggio insomma quanto meno dubbio, ecco. Diciamo che campare le scuse sull'arbitraggio non è mai un buon segno, ecco, però Domenica al momento, ecco, è lì in zona play-out. Il Varallo invece, perdonami, non c'entra nulla con Cusiano, però ecco, una delle squadre più in salute, perché aveva perso tutte le sue partite all'inizio campionato. Io l'avevo visto in Coppa qui a Gozzano, la prima partita che abbiamo fatto, ed era una squadra veramente ad agosto, era una squadra veramente derelitta, cioè con difficoltà enormi. L'aveva perso 5-6-0 qui a Gozzano, la prima partita in Coppa del Piemonte, insomma. E invece tutto sommato sta facendo un campionato dignitoso nella classifica, quindi evidentemente è cresciuto rispetto a come era partito.
Sì, no, contando che i primi 3 punti li ha fatti alla 7ª giornata. Infatti. A Verbania, e poi tolta la sconfitta alla 12ª a Volpiano, insomma, hanno inanellato una buona serie di risultati e adesso si trova lì, insomma, al 9º posto, metà classifica, ecco. È una delle squadre in salute, ecco. No, sicuramente sono molto cresciuti. Dunque, la settimana prossima invece la lotta in testa, il Gozzano riceverà il Santhià, che è una squadra di cui forse non abbiamo parlato, che si trova praticamente nel gruppo delle squadre a 14 che diciamo per differenziare di due sarebbero in questo momento il play-out e due no, quindi proprio nel gruppo che lotta per cercare di tirarsi fuori dalla zona di classifica. Mentre invece il Volpiano andrà in trasferta proprio qui alla liberazione di Omegna, vediamo quale delle facce dell'Omegna si presenteranno in campo. Le altre formazioni di testa, dunque, il Città di Baveno riceve la Piogliese, che è la squadra che ha bloccato il Gozzano domenica, e l'Aigreville invece va a ricevere in casa il 9 Calcio, che è una squadra del gruppo di centro classifica. Invece di Ivrea Caselle ci parli tu. Sì, Ivrea Caselle è un'altra partita importante, perché innanzitutto Ivrea quest'anno almeno in casa si è dimostrato una squadra solida e al momento imbattuta. Diciamo che se Ivrea riesce a confermare quanto di buono ha fatto questa domenica, inizia a pensare a qualcosa di più che il campionato, diciamo, divertente, ecco, che si auspicano in riva alla Dora. Una partita comunque difficile, perché il Livra quest'anno ha sempre stentato con le squadre di centro-bassa classifica. Secondo me è molto più interessante quello che avevi detto prima, e cioè la partita tra Aigreville e 9, perché il 9 è riuscito a espugnare il campo dell'Orizzonti trovandosi in vantaggio il primo tempo e recuperando in inferiorità numerica. Certo, con una vittoria il 9 ritornerebbe lì appena dietro la zona dei playoff, quindi sicuramente è una partita chiave per il campionato della formazione di Borgo Vercelli, se non mi sbaglio, vero, quest'anno ci sono state un po' di fusioni e forse mi sono perso un pochino. Ti concludevo solo il discorso sulle squadre di testa, poi vicino all'Ivrea c'è il Gas, io ho avuto modo di vederle tutte, Gozzano parte, avevo visto l'Aigreville in Coppa contro l'Ivrea, e sono veramente tutte squadre, secondo me, di pari livello. Ecco, l'Aigreville ha un potenziale offensivo strepitoso, il Gas è una squadra che molto più giovane, però anche che gioca trazione anteriore, e Livrea, diciamo, tra quelle è la squadra un po' più esperta con il Baveno. Vediamo come andrà, ecco, possono stare comunque tutte lì da adesso fino alla fine, ecco, per quello che ho visto io. Certo, benissimo. Allora penso stavolta che abbiamo dato un quadro abbastanza completo e della situazione e del livello delle varie formazioni del girone A, e anche di come si andrà un po' a svolgere la prossima giornata. Quindi ringraziamo Davide per essere stato con noi. Tra breve manderemo in onda le sue interviste che ha fatto con gli allenatori, credo, giusto, al termine di Volpiano Ivrea, e poi lo risentiremo sicuramente nelle prossime settimane, nelle nostre prossime trasmissioni. Per adesso ti ringraziamo tantissimo e ciao. Grazie, progetto, buona serata. Grazie. Adesso quindi spazio alle interviste realizzate al termine dell'incontro fra Volpiano e Ivrea dal nostro Davide. Ascolteremo l'allenatore dell'Ivrea Rizzo e il direttore sportivo dell'Ivrea Capussella, e poi l'allenatore del Volpiano Argentesi. Allora, dalla sala stampa del Goia di Volpiano abbiamo mister Alberto Rizzo. Mister, complimenti, una partita quadrata, siete stati bravissimi, perché avete subito il vantaggio loro immediato, con il Volpiano una squadra a trazione anteriore che vi ha messo subito in difficoltà, non vi siete persi d'animo, siete rimasti concentrati, grintosi, avete trovato il pareggio con Piero Bon, prova maiuscola la sua, e poi subito il vantaggio, e l'avete legittimato nel secondo tempo, perché nel secondo tempo, a parte l'episodio finale, non avete praticamente quasi mai rischiato. Complimenti, perché su questo campo penso che arriveranno poche squadre a fare il risultato pieno. Ci racconti come è andata la partita e cosa
cosa si porta a casa? Mi porto a casa la certezza che già avevo, che questa squadra, se mi ascolta, nel senso che mette in campo le caratteristiche che ha, mai pensando di essere forte, ma andando in giro con umiltà e lottando, questa squadra è una squadra che ha dei valori. Se caliamo di intensità, diventiamo una squadra normalissima, e le squadre normalissime fanno campionati modesti. Noi vogliamo provare a divertirci, la strada la conosciamo perché è quella del lavoro e del gruppo, dell'intensità agonistica. I ragazzi, quando mettono in campo questo, i risultati arrivano quasi sempre, e se non arrivassero andrebbe bene lo stesso. L'importante è fare le prestazioni, come sappiamo. Il presidente di settimana si diceva già soddisfatto perché avete superato i 21 punti di fine andata dello scorso anno, e devo dire che oggi quello che mi è piaciuto della squadra è stato come è riuscita comunque a tenere la palla al di là della metà campo del Volpiano, e non perdendo mai la calma, cercando sempre comunque la giocata positiva senza mai buttare via il pallone. Penso che in tutto questo sia molto importante il rientro di Piero Bon, che può fare il reparto da solo, e Plumbai, che ha fatto una partita comunque molto buona di sacrificio, scendendo spesso anche sulla linea quasi dei difensori, no? Sì, abbiamo modificato qualcosa perché Plumbai ha giocato in un ruolo per lui inedito, ha fatto l'esterno perché volevamo provare a sorprendere il Volpiano. Poi sapevamo che loro hanno in parente un giocatore di palleggio da cui passava tanto, quindi ho messo Soster sotto, in una sorta di 4-4-1-1, Soster sotto Piero Bona a infastidire parente. Soster ha svolto il suo ruolo in fase non possesso molto bene, poi si è proposto anche con continuità, quindi sicuramente la partita è stata positiva sotto tutti questi punti di vista. Per quel che riguarda l'aspetto del palleggio, è il lavoro che vogliamo fare, no? Noi l'anno scorso abbiamo fatto prestazioni molto orgogliose sotto l'aspetto dell'approccio. Quest'anno vogliamo provare a diventare un po' più bravi anche a giocarlo, a gestire la palla. I ragazzi ci stanno provando, a volte viene, a volte no, però non, diciamo che il mio input è quello di provare a giocare a calcio. Se riuscissimo a mettere insieme l'intensità agonistica con un po' di qualità calcistica, ci possiamo sicuramente divertire. Ecco, in un campo, il terreno di gioco che sarà reso pesante durante l'incontro, oltre ad aver offerto la solita solidità difensiva, avete tenuto il campo in maniera eccellente con Graziolo e Cao, che hanno fatto da diga, e anche Soster. Oggi un'altra partita veramente importante di Soster, che ha giocato una sorta di ruolo da fantasista, insomma, e si è trovato molto bene, anche molto bene Chiappero, che era rientrato oggi dal primo minuto di gioco. Noi avevamo comunque in campo quattro giocatori offensivi, è chiaro che con quattro giocatori offensivi in campo il sacrificio da parte degli esterni è vitale, e loro sono stati molto molto bravi sotto questo punto di vista, perché hanno lottato per portare a casa i punti. Loro sentono dire sempre le stesse cose, che non basta fare i tunnel e i colpi di tacco, ma per portare a casa i punti bisogna soffrire tutti assieme. Lavorando da squadra i risultati arrivano, e oggi loro hanno fatto una fase di non possesso da centrocampisti veri, soffrendo, e la squadra li ringrazia per questo. Una chiosa finale sulla coppia difensiva e Munari-Giacoletto, che praticamente non hanno fatto vedere la palla a Santoro, che era uno dei bomber del girone. Avete sofferto forse il primo tempo su Amoruso sulla sinistra, forse ci avete messo un po' per prendere le misure, ma una volta che l'avete presa, la prestazione difensiva è stata sempre comunque molto quadrata. Sì, Giacoletto e Munari sono due ragazzi seri, con tanta voglia e tanta disponibilità, e questo è tutto quello che serve. Per Livrea basta questo. Poi noi concediamo la possibilità di sbagliare a tutti, ma loro stanno facendo molto bene, come tutti gli altri, insomma. Bene, complimenti mister. Grazie. Dalla tribuna stampa del Goia di Volpiano siamo con il direttore sportivo del Livrea, Ludovico Capossella, a commentare il colpaccio di giornata del Livrea, che ha smancato il terreno di gioco del Volpiano per 2-1. Ludovico, impressioni su questo match?
Ah, bellissima partita, due squadre che hanno giocato veramente bene, sia noi che Volpiano, e da parte nostra c'è veramente una grandissima soddisfazione perché abbiamo fatto una gran partita proprio di squadra, tutti uniti. Venivamo da un periodo non molto, diciamo, positivo solo per i risultati, perché noi siamo sempre stati molto tranquilli e l'abbiamo dimostrato sia domenica scorsa col Borgaro, dove abbiamo vinto 2-0 pur non giocando magari al 100%, e anche oggi siamo venuti a fare una partita bellissima, di sacrificio, di spirito proprio di squadra, ed è questo quello che